Buongiorno, io sono Dario dei GHI, dietro Cinepresa c'è Massimo. Oggi una volta tanto possiamo dire che ci troviamo, che facciamo le riprese con il giorno, non con la notte come facciamo di solito, è un evento piuttosto raro. Ci troviamo in Villa Pamphili, che è una delle grandi ville urbane di Roma, e come molte altre sue sorelle, se così si può dire, con molte altre ville appunto dell'urbe, questa è un'ex tenuta di campagna appunto della famiglia Pamphili, tant'è vero che la villa si chiama Doria Pamphili. E il parco si compone di tre parti: il palazzo con i giardini, la tenuta agricola e la pineta. Stiamo addentrando sempre all'interno più di Villa Pamphili, e tra l'altro dimenticavo di dire una cosa, è la sede di rappresentanza, la villa, del governo italiano. Questo l'avevo messo perché mi ero dimenticato, grave mancanza. Adesso qua ci troviamo di fronte a un'antica fontana che vede alle mie spalle, per dire la verità, con un stile architettonico ben definito. Allora, la Villa Doria Pamphili è un parco della città di Roma che, come molti altri parchi cittadini, trae origine dalla tenuta di campagna di una famiglia nobile romana e inoltre, come ho detto prima, è la sede di rappresentanza del governo italiano. Con i suoi 180 ettari di superficie è il più grande dei parchi romani e una delle ville meglio conservate. E l'unica manomissione si deve all'apertura della via olimpica, cioè via Leone XIII, che ha diviso in due l'antica tenuta. Allora, l'edificio più antico della villa è sorto lungo la via Aurelia Antica, cioè quindi da quella parte là, ed è conosciuto come Villa Vecchia ed esisteva già nel 1630, quando la tenuta venne acquistata da Panfilo Pamphili. Il pontificato di Innocenzo X Pamphili venne costruito ad opera degli architetti Algardi e Grimaldi, i quali fecero il complesso della villa. Nel 1849 la villa fu unita alla confinante Villa Corsini e tutto il complesso venne trasformato in una grande azienda agricola. Iniziati i primi espropri da parte del Comune di Roma nel 1939, il nucleo originale della villa fu acquistato dallo Stato italiano nel 1957. C'è da dire che nel 1849 la villa fu teatro di una delle più cruente battaglie per la difesa della Repubblica Romana. Le truppe francesi di Napoleone III il 2 giugno occuparono Villa Corsini, allora periferia ovest della città, e le truppe garibaldine tentarono senza successo di scacciarle. E infine, in questa nostra breve lezione di storia, dobbiamo dire che oltre i 78 ettari furono acquistati dalla municipalità romana, la parte occidentale nel 65 e la rimanente nel 71, e l'apertura al pubblico sarà fatta infine nel 72, quindi questa villa sono circa 40 anni che è aperta al pubblico. Rimane comunque all'interno di questo complesso di proprietà della famiglia Doria Pamphili la cappella funeraria ad opera di Odoardo Collamarini, l'unica cosa in tutta la villa. Siamo adesso di fronte all'ex Palazzo Pamphili, quello di Don Olimpia detto Pimpaccia, e a tutt'oggi sede del governo di rappresentanza italiano, che potete vedere alle mie spalle.
Allora, di questo personaggio praticamente avremo modo di parlarne in seguito, sempre in questa stessa puntata, perché è un personaggio molto ma molto controverso, di cui risentire delle belle. Comunque, questo era il suo palazzo. Adesso non sappiamo dove sia andata, ma forse sì. Come ha detto Dario, di Vimpascia ne avremo tempo di parlare perché ne sentirete veramente delle belle. Continuiamo la nostra camminata attraverso il parco Villa Doria Pamphili e intanto vi ricordo il nostro sito internet che è www.ghi-investigator.com, la nostra email che è ghosthunterinvestigator@gmail.com, i nostri video sono presenti su YouTube sempre digitando GHI Investigator e su Facebook la nostra pagina ufficiale GHI Investigator. Venite con noi. Sì, va bene, d'accordo Giuliano, ci vediamo questa sera in sede proprio alle 21, d'accordo? Naturalmente porta pure Mario, che pure a lui dobbiamo fare il punto della situazione. Scusate, stavo parlando con Giuliano, il nostro collaboratore esterno, presidente della Fenice, e al quale stavo dicendo che stasera ci dobbiamo vedere tutti per fare una riunione alle 21. Ci sarà anche il nostro collaboratore esterno Mario. Quindi Mario e Giuliano non sono presenti con noi oggi, appunto che sono impegnati in altri progetti. Loro per lo più lavorano all'esterno, ma comunque lavorano. Certo che dobbiamo dire comunque che la passeggiata è bella, però è pure impegnativa, perché alla fin fine noi non ce ne accorgiamo qua, però fra una falcata e un'altra alla fine secondo me abbiamo percorso 5 km a dir poco, perché uno non se ne accorge, uno parla, spiega, però credetemi, comunque sì, è impegnativo. Non è che io sia fuori forma, però è pur vero che non è come 20 anni fa quando ero più allenato. Ad un tratto qua vedete un turbinio di immagini e segno che siamo cascati e stiamo rotolando. No, non vi preoccupate, se ve lo raccontiamo vuol dire che siamo sopravvissuti. Cioè, guardatevi attorno che meraviglia. Questa specie di circolo, come lo vogliamo chiamare, è secondo me l'imitazione di quelli greci e romani. Parlo sempre ovviamente da quello che sto vedendo. Guardatevi attorno che quanto è bello, guardate. E ci troviamo in un posto un po' particolare, dove possiamo parlare di Pimpaccia. Pimpaccia, o Donna Olimpia, è uno dei fantasmi più antichi di Roma. E qui si dice che era la sua dimora, ma soprattutto si dice che in alcune circostanze, in alcuni giorni dell'anno di plenilunio, dove temporale, tempesta e bufera, si dice che lei esca dalla sua dimora, esca da questa meravigliosa villa, con la sua carrozza, i suoi cavalli
e il suo cocchiere si dirigano verso Trastevere, passando per Ponte Sesto, dove tutte le persone che lei incontrava gli rideva e prendeva in giro. E si narra anche che lei porti con sé un grosso tesoro, ovvero due bauli pieni d'oro rubati proprio dalla sua villa, ma non che si è rubati da sola i soldi, se li ha rubati al suo compagno, che fra un po' vi faremo sapere chi è. Ma passiamo ora ad illustrarvi il personaggio di Pimpaccia, cioè Donna Olimpia. Allora, Olimpia Maria Tachini nacque a Viterbo da una famiglia di modeste condizioni. Era una ragazza ambiziosa ed arrivista, astuta ed anche belloccia, non bellissima però belloccia. Queste caratteristiche ne facilitarono la repentina ascesa sociale. Si sposò presto, all'età di 20 anni, con un uomo molto ricco ed anziano, che la lasciò presto vedova. Si sposò con Panfilo Panfili, di 30 anni più vecchio di lei, e divenne dunque Donna Olimpia Panfili, detta la Pimpaccia di Piazza Navona, perché la residenza del marito era il Palazzo Panfili, situato proprio all'estremità meridionale di Piazza Navona. Il marito era fratello del cardinale, che presto diverrà papa, col nome di Innocenzo X. Quando Panfilo Panfili, scusate che mi viene sempre da ridere quando dico questo nome perché è molto buffo, la lasciò vedova, entrò nelle grazie del cognato papa e alla fine fu l'unica persona di cui il papa stesso si fidasse e da cui accettasse consigli, cosa assai rara per quei tempi. A Roma chiunque volesse udienza o favori dal papa prima doveva passare la Donna Olimpia, che così acquisì un potere illimitato. Per essere presentati favorevolmente al Papa, Donna Olimpia riceveva ricchi doni da mercanti, ambasciatori, artisti e via dicendo. Quindi da come si può evincere da questa cosa, Donna Olimpia non piaceva al popolo romano, appunto perché aveva a che fare con i potenti, assai sgradita a quell'epoca al popolo dell'urbe, ma come a tutti i popoli di quella età. Adesso ci troviamo di fronte alla Cappella dei Panfili. Come possiamo vedere da un cartello qua, è ancora utilizzata per celebrare appunto delle messe. È una chiesa attiva, per così dire, però in questo periodo adesso è chiusa. Ci troviamo ora dal lato est della cappella, la quale ci tengo a ribadire che è l'unica proprietà all'interno della villa ancora di proprietà dei Panfili. E come possiamo vedere è molto ma molto bella come architettura e come sinuosità. Non so in che altro modo descriverla. Ci troviamo ora dal lato nord della cappella,
nord se guardiamo appunto l'ingresso al pubblico che è dalla parte opposta. E come possiamo vedere pure qua, l'architettura comunque sia è molto suggestiva. E la cosa che volevo far presente è che qua, come detto in precedenza, il 2 giugno 1849 a Villa Panfili ci fu lo scontro fra le truppe francesi e le truppe garibaldine per la difesa della Repubblica Romana. Mi è da pensare che molte anime, sia francesi che italiane, possano a tutt'oggi vagare in questo parco, magari in cerca di pace e tranquillità, oppure di essere ricordati da qualcuno. Guardate che suggestione. Allora, Donna Olimpia perché non piaceva al popolo romano? Per il semplice fatto che lei veniva da fuori Roma ed aveva la pretesa di regnare come una regina. Spesso lazzi e frasi ironiche indirizzate a lei apparivano sulla statua di Pasquino, che era situata proprio alle spalle di Palazzo Panfili. Addirittura si vociferò che fosse l'amante del Papa. Quando Papa Innocenzo X nel 1655 morì, per Donna Olimpia fu la fine, vide sfumare tutto ciò che aveva conquistato. E così, poco prima che il Papa stesso morisse, riempì due casse con monete d'oro e fuggì in una carrozza trainata da quattro cavalli verso la Villa Panfili, alle spalle del Vaticano. Oggi è un parco pubblico. E non tornò mai più a Piazza Navona. Papa Alessandro VII, successore di Innocenzo X, la invitò a restituire l'oro, ma ella rifiutò. Fu così esiliata a San Marino al Cimino, dove quattro anni dopo, nel 1357, morì di peste. I romani, ci tengo a ribadire, non l'avevano mai amata perché lei era sempre comportata in maniera leggera. La consegnarono alla leggenda e si dice che nelle lotte di Plenilunio esca da Villa Panfili con tutto l'oro trafugato su una carrozza, tornati dai nei vestieri, su cui lascia una scia di fuoco. Insomma, questa pimpascia era una gran pimpantella e mi auguro insomma che nessuno di voi la incontri mai per le vie di Roma, altrimenti diciamo potrebbe farvi dei dispetti, anche perché penso che sia una situazione veramente inquietante. Avete visto questo grandissimo parco, questo lago all'interno del parco, la struttura, l'architettonica, ma soprattutto la storia di questa grande villa. Ma seguiteci ancora, perché stiamo percorrendo un'altra parte della villa che ancora non avete visto, e colgo l'occasione di seguirci sempre sulla nostra pagina Facebook, che è GHI Investigator, per tutte le novità, ma soprattutto per seguire gli sviluppi delle nostre indagini. A fra poco. Stiamo passando dalla parte opposta di Villa Panfili, mi spiego. Venendo praticamente da Monteverde, noi siamo entrati dalla parte destra della villa. Dato che in mezzo passa via Leone XIII, la Gian II, adesso stiamo spostando appunto dalla parte destra a quella sinistra. Una volta questa villa era tutt'una, però ovviamente facendo via Leone XIII, la via Olimpica si è dovuta dividere. E questo modo è stato fatto appunto per lo scopo di passare dall'altra parte. Bene, adesso siamo al di qua del ponte, ci troviamo ora nella tenuta agricola, la parte non meno importante ma comunque la più scarna di Villa Panfili, perché ci sono poche cose rispetto alla parte di là. Comunque, pure qua adesso vi facciamo vedere
e troverete esaudienti filmati ed esaudienti fotografie. A fra poco! Allora, ora siamo giunti alla fine della nostra puntata, del nostro reportage, quindi voglio salutare tutti quanti coloro che ci hanno seguito fino a qua e dire loro di non abbandonarci perché ci sono altri video interessanti di futura programmazione. Baci. E vi saluto anche io e vi ricordo che potete seguirci su Facebook digitando GHI Investigators, il nostro sito internet www.ghi-investigator.com, la nostra email costanterinvestigator@gmail.com. Un saluto da Massimo, alla prossima, ciao!